detto una cosa che mi è rimasta molto impressa dalla sua biografia, che lei si definisce in qualche modo un assassino di lucertole pentito, è vero? Sì, perché i giochi che noi avevamo da ragazzi erano giochi che stavano attorno alla fionda, alle palline, quindi proprio cose abbastanza miserevoli. E uno di questi giochi poi consisteva anche nell'uccidere le lucertole. Io ero bravissimo e quindi ho sempre paura, morendo, di incontrarle. Questo è un modo per parlare del suo legame con la natura. Qualcuno la definisce un animista in qualche modo, a modo suo. Sai, ognuno nella vita ha degli errori, questo è stato un mio errore. Certo, io sono molto attaccato alla natura e cerco di poterla salvare, cioè dare dei consigli per salvarla, perché devo dire che la gente chiude gli occhi a tutto, la gente chiude anche le orecchie. Per esempio, la gente non sa che lui non può dare il colore alle case che vuole, perché la casa è una cosa che vedono anche gli altri e gli altri devono essere rispettati, non possono avere dei colori violenti che tolgono il sapore magari di una fioritura o di una cosa. Ma è tante di queste piccole cose qui. La gente non sa che non può a una casa antica mettere delle finestre di alluminio, insomma. La gente non sa che non può mettere le tapparelle se accanto c'è una finestra con le persiane. Di queste cose qui sono mille, ma la gente dice: io ho fatto la casa, io sono proprietario, io faccio quello che voglio, e non sa che invece deve rispettare quelli che passano. Come del resto per i rumori. Per i rumori c'è una legge che tu non puoi fare dei rumori troppo grandi, così non puoi mettere dei colori sgradevoli. Questa forma di rispetto che lei dice sempre, i nostri contadini, no? Che ci hanno lasciato questo paesaggio, questo ambiente, sì. Non sapeva, quasi inconsapevolmente, no? curando magari il loro piccolo podere, però oggi ancora disponiamo di una natura meravigliosa grazie a loro. Sì, sì, però adesso non ringraziamo in modo eccessivo. Loro sono stati delle brave persone, ma non l'hanno fatto per ingenuità, non perché sapevano che dando un colore o rosso, violento o verde disturbavano qualcuno. Non l'hanno fatto per risparmiare. I contadini vanno rispettati per altre cose, vanno rispettati perché hanno fatto il loro lavoro, sapevano tagliare le piante. E sapevano molto anche dell'universo. Un contadino sapeva anche curarsi una ferita. Un contadino era dottore, era astronomo, aveva tutte queste qualità dentro di lui. Adesso non sappiamo più niente. Chiediamo aiuto di dire come mai la luna dice c'è una piccola cosa, non c'è, ecco. E quindi chiediamo a tutti, abbiamo bisogno di qualsiasi consiglio. L'uomo contemporaneo, di questo nostro tempo, no? Sì. Sembra spaventato, cioè sembra la paura essere il sentimento dominante di questo nostro tempo. Ha ragione, è vero. Ha ragione, perché ho notato che la cattiveria, la violenza degli uomini non diminuisce, anche dopo tutto quello che è successo in Germania, le cose vanno avanti, insomma l'uomo
l'uomo non ama gli altri. Quindi questa è la grande cosa, perché noi parliamo tanto di partiti, di cose, adesso si stanno, non dico, si stanno sciogliendo in un certo modo diverso tutti, ma la cosa fondamentale è un partito o un'idea è importante quando fa delle cose per gli altri. Quando uno pensa a se stesso, basta, è finita. Quello lì è uno che non ha... non è un uomo, non ha la generosità che deve avere un uomo. Guardando la nostra storia, parlo della storia italiana, ho l'impressione che il politico di cui parlerei sia finito col dopoguerra. Cioè quel tipo di politica che guarda avanti, che guarda gli altri. No, questo io non sono mai disperato. Non so, ci sono delle persone, molte persone che hanno queste cose qui, che hanno delle qualità di bontà, giusto? Io qui quando dico bontà non è che metto soltanto la bontà dei preti. Certo. Io dico, metto una bontà in generale, una bontà che l'uomo ha avuto anche quando era primitivo, perché aveva una bontà per gli animali, per gli uomini, per le piante, per l'aria, per l'acqua. Noi stiamo avvelenando tutto, noi stiamo sporcando l'aria, noi stiamo intorbidendo le acque, presto non ci sarà più acqua, presto, insomma siamo in una situazione drammatica. Lei, la sua posizione di fondo comunque resta l'ottimismo e resta il credere che comunque l'uomo sia capace, in grado di risolvere i suoi problemi, anche quelli così grandi? Io penso di sì. Intanto per una cosa molto semplice, un fatto perfino d'egoismo. Perché una persona scrive delle poesie? Perché scrive dei libri, perché è così attaccato all'arte. Lei crede in una via d'uscita, che comunque l'uomo per egoismo sia capace... Per egoismo, perché se io ho fatto queste cose, gli artisti fanno delle cose, pensano anche che resteranno un modo di allungarsi la vita, perché resteranno nelle memorie di quelli che vengono dopo. Ma se scoppia la palla, se tutto va in rovina, e quindi allora non c'è neanche quella lunghezza lì. Calvino dice che lei è un narratore quando scrive poesie, cioè quando scrive poesie di fatto scrive anche racconti, e quando lei scrive racconti scrive poesie. Va bene. Questo è quello che dice Calvino. Va bene. No, di fatto. Quindi lei di fondo, e lo sta confermando anche adesso, ha sempre sentito questo grande desiderio di racconto, di raccontare. Dove pesca, dove pensa che sia la fonte originaria di questa energia né verso gli altri, di questa voglia di raccontare? Non lo so. È iniziata fin da ragazzo, diciamo. Dunque, diciamo così, può darsi che i miei genitori mi abbiano spinto verso, può darsi che i miei insegnanti, può darsi gli incontri che ho fatto nella vita, può darsi le cose che ho mangiato, può darsi le cose che ho letto,
Certo, è un qualche cosa che cresce. L'infanzia è sempre un punto fondamentale per qualsiasi uomo, e verso l'infanzia vanno sempre i pensieri di qualcuno che fa qualcosa, artisticamente. Queste marche, lei come le vive? Poi in fondo lei qui a due passi. È una grande regione, magica secondo il mio punto di vista, e quindi se i miei genitori venivano qua a Penapile a vendere frutta e verdura, mi lasciavano da bambino, quindi fanno parte della mia infanzia. Lei sono 18 anni, no, che vive qui a Penapile. Sì, ma io da bambino mi lasciavano l'estate, molti giorni dell'estate mi lasciavano, perché a Penapile c'è l'aria molto buona e ai tempi della mia infanzia la malattia più pericolosa era la tubercolosi. Dovendo trovare dei punti di connessione o anche dei punti di distanza tra la sua Romagna, no? La Romagna, quella che abbiamo visto raccontata, Siena, Marcora. Sai, l'uomo marchigiano, l'uomo italiano, l'uomo romagnolo è più pratico, l'uomo romagnolo tende subito a vedere che le cose funzionino in un certo modo. È pragmatico. È pragmatico, è più... Certo, il marchigiano ha una sua lentezza particolare, che però non vuol dire che sia un difetto. È un suo modo più pacato, quasi, di camminare sulla strada, insomma. Mi sembra, anche se Valentino va molto forte. Nonostante il nome, sì. Valentino va forte. Sì, certo. E quindi non dimenticherò mai, un giorno io ero amico, insomma godevo dell'amicizia, dell'attenzione di Vittorini, e un giorno dice: sono appena tornato dalle Marche, dice, io vado nelle Marche, dice, al mare. E io dico: ma perché? Dice, a parte che è bello allontanarsi dal proprio posto dove si lavora e avere una serenità giusta, le Marche hanno un profumo loro particolare che non ti inebria, ma ti sta attorno con tenerezza. I luoghi. Spesso e volentieri nelle sue poesie ci sono dei luoghi di un fascino incredibile, però sono molto legati apparentemente alla solitudine, cioè ad un rapporto solitario tra l'uomo, in questo caso il poeta, e un luogo magari poco frequentato, abbandonato, parliamo delle chiese. Io amo i borghi abbandonati, dice, amo tutto quello che è in sofferenza, come se, cioè, perché mi danno l'impressione che arrivando lì chiedono il mio aiuto, chiedono la mia ombra, chiedono il mio modo di ascoltare i sapori delle erbe, delle vecchie erbe, o i rumori della pioggia sulle docce. Ecco, e quindi mi viene in mente anche l'infanzia.
non arrivare in un posto tutto completo, tutto va bene, mi sento troppo un turista, uno spettatore. Non sono uno che vado per fare delle riflessioni. Qui in questi luoghi poi si raccoglie il silenzio, che è una cosa ormai molto difficile da trovare. E voglio ripetere che siccome spesso cerco delle persone in questi luoghi che vivono in modo isolato e con loro posso toccare dei momenti della loro memoria, che è veramente magica. Che Non sto a arricchisco. parlare del mio incontro con Lisie, un uomo al quale, il quale mi disse una volta, se, quando io mi dicevo, ma non soffri di solitudine qua, mi ha detto, la solitudine tiene compagnia. Perché quest'idea di solitudine che lei trasmette sempre nei film, nelle sceneggiature, quindi nelle poesie, è un'idea di solitudine altissima. Cioè, dà una dignità all'uomo anche marginale che lei spesso cerca, no? Al personaggio marginale, la bina con le sue pecore, no? E questo forse è proprio quello che secondo me sta mancando al nostro tempo, la dignità umana. A qualunque uomo, che forse in qualche modo è la radice di tante anche religioni, di tante filosofie. Dice, sono crollati gli ideali e quindi siamo persone che non riusciamo più ad amare, non riusciamo a tirare su una famiglia, rompiamo tutto. E tutto questo è perché non abbiamo come, non dico delle paure, ma degli insegnamenti forti che ci impediscono a non credere a certe cose fondamentali. È una frase, sembra un po' retorica, abbiamo tutto ma ci manca la sostanza della vita in qualche modo, anzi più abbiamo cose e meno riusciamo a vivere bene, anche lei la pensa così? Senta, avendo cose, più cose, si vive bene, c'è poco da fare perché la gente soffre, però noi stiamo sempre chiedendoci che cosa facciamo al mondo e dove andremo a finire e lì non sappiamo rispondere. Personaggi della sua vita, quelli che sono stati gli incontri della sua vita, no? Quelli che sono anche adesso gli incontri importanti. Sono romanzi molto, dice una risposta che mi richiede un tempo lunghissimo. Dunque, intanto, prima di tutti, bisogna parlare dei genitori. Certo. Io, mia madre è analfabeta, era una donna eccezionale e io sono sempre pentito perché onestamente non dovevo. Ci sono stati dei momenti che io avevo, mi sono vergognato di lei e questo non meritava perché è una donna di grande intelligenza e altezza poetica. Vergognato perché? Mi sono Cosa? vergognato perché, ad esempio, se lo doveva portare in un posto, magari aveva paura di presentarla, di fare così. Ecco, quindi è una cosa proprio veramente che ne sto soffrendo ancora adesso. Mio padre
era un uomo che mi ha insegnato delle cose fondamentali, la lealtà, la puntualità, insomma, un uomo silenzioso in un certo senso per quanto riguarda gli affetti che si potevano arrivare da un discorso, ma con gesti di grande nobiltà. Ci sono stati degli insegnanti bravi, insegnanti non vuol dire anche maestro, però insegnanti, per esempio Augusto Campana, questo grande studioso di Sant'Arcangelo che ha diretto anche la Biblioteca Vaticana, un uomo incredibile. Poi naturalmente, ho detto ancora, Vittorini è stata una persona molto dolce, Carlo Bo, dice, grande, Carlo Bo. Appena Billy, ancora adesso dura questa pavolosa amicizia con Gianni Giannini, che è diventato sordo, ma un uomo pieno di sapienza e un uomo pieno di attenzioni perché il paese sia generoso nei miei riguardi. Sono tutti i miei amici russi, perché devo fare tutto l'elenco No. dei miei amici russi? Non è possibile, però devo dire invece che mia moglie, che è russa, è la mia seconda moglie, sto con lei da 30 anni, lei mi ha regalato un continente, mi ha regalato e queste amicizie e mi ha regalato questi paesaggi che non si fermano al naso, ma che arrivano alle orecchie. E questa favola, perché poi io amo molto la Russia e non ne ho voglia di fare discussioni fra comunismo, come se uno parlando dell'Italia dice cosa pensa del fascismo. Cioè, non voglio paragonare il fascismo al comunismo, ho detto questo, ma vuol dire la Russia ha è vecchissima, dalla Russia ci sono arrivati gli scritti più importanti di Tolstoi, di Dostoevskij, la musica straordinaria e quindi tante cose d'arte che hanno aiutato a crescere, ci hanno aiutato a crescere, ecco. E poi devo ringraziare la natura con i suoi tramonti, con i suoi colori, con i suoi profumi. Oh, quanta gente c'è da ringraziare e quanta gente mi deve perdonare se io non l'ho nominata, ma in pochi secondi poter fare il riassunto dei benefici che ha avuto qualcuno dagli altri. Non è facile. Cioè, lei è un uomo fortunato, questo è, si Non c'è considera un dubbio, uomo anche fortunato. se ho avuto quello che mi capitava, perché sono stato prigioniero in Germania, ho avuto un'operazione al cervello, insomma, i miei mali e le mie difficoltà ci sono state. Sono stati 10 anni a Roma soffrendo la fame, avendo abbandonato l'insegnamento, e poi invece c'è stata una crescita molto forte.
il cinema è stato una svolta per me, i primi anni sono stati difficili. Il cinema era una fonte, era la fonte di guadagno, perché io in fin di conti ho cercato sempre di essere un poeta. Ho avuto due figli, un figlio Andrea mi sembra molto bravo in musica, invece Costanza, mia figlia che è morta 3 mesi fa, è molto sfortunata. E naturalmente uno si chiede sempre se poteva fare di più, se poteva. Dice, non è che sono tranquillo su quello che, per quello che non ho fatto. Non sono tranquillo. Anche se cerco di diminuire queste mie mancanze, però quando c'è di mezzo la morte, allora le mancanze diventano dolorose. Adesso cosa intende farne? Cioè da oggi? Sai, io adesso il problema, i suoi progetti. Mi dà fastidio che gli anni sono molti, perché e allora mi dà fastidio di avere poco tempo davanti, ma io non c'è momento, io faccio sempre dei progetti. Non è che... Questi progetti sono una forma di... di certificato di esistenza in vita, come sì, chiedeva una volta l'INPS. E quindi, per esempio, probabilmente ti vengono a aprire fra poco per farti vedere queste fanali, lampade, sono quelle lampade dei ferrovieri che io ho copiato che ho trovato nel piccolo museo in una stazione vicino alla tenuta di Tolstoi, e per ricordare questo grande scrittore se le ho fatte fare più grandi da un grande artista romagnolo, Fabbro, che si chiama Aurelio, ed è una persona eccezionale. E credo che queste lampade adesso dovrebbero partire per la Russia, e probabilmente ci sarà una mostra notturna con queste fanali di Tolstoi, che si chiamano, che su piccole zattere si muoveranno sull'acqua che è attorno a Nova Devici, che è un grande convento che contiene anche il cimitero più importante di tutte le Russie. Pensa di riuscire a comunicare ancora con le più recenti generazioni, no? Le cose che ha comunicato alle generazioni precedenti, non parlo della mia, ma anche quelle dopo la mia, oppure sente una difficoltà per i motivi che dicevamo prima, no? Questa paura, disumanizzazione. Beh, sai, adesso i giovani sono molto legati alla tecnica. Io adopero una macchina da scrivere, Olivetti vecchia, e se la adopero perché mi dà un certo conforto. Questa sua sgangherata prestazione, e però mi porta una lentezza nella riflessione che mi serve per i miei pensieri. I giovani sono ormai legati ai telefonini, le cose, a tutta questa tecnica enorme, un po' lontani da...
da quello che erano e anche se appassiti sono i miei desideri, però ci sono, dopo questi giovani ci saranno altri giovani, poi ci saranno altri giovani, e bene, magari è probabile che quello che ha fatto qualcuno poi riesca ad essere utile fra anni e anni. Non dico come succede alla Divina Commedia, ma come succede per altri scrittori meno illuminati, ma come succede per sempre, che improvvisamente una cosa la senti vicina e ti insegna dopo centinaia di anni.